Si sa, quando si parla di sport tourer pensiamo a moto alte con motori performanti e cerchi da 19, ma in realtà non è sempre stato così, anzi, un tempo le sport tourer avevano una vocazione molto più sportiva, moto carenate, semimanubri. No, ma che figata! Continuando i nostri test su questa direzione, quindi oggi proveremo la Kawasaki Ninja 1000SX, la sport tourer della casa giapponese che non solo in Italia ma anche in Europa sta riscuotendo il maggior successo in termini di vendite. Ma quello che contraddistingue di più questa moto rispetto alle sue concorrenti è che ha un'indole davvero più sportiva. Ma quanto questa indole può influenzare negativamente l'approccio turistico che serve a utilizzarla in coppia o per fare viaggi? Abbiamo solo un modo per scoprirlo: provarla. Come sempre una rapida descrizione prima del test on board: un motore da 1043 cm3, 142 cavalli, 111 Nm di coppia, 8000 giri. Ovviamente parliamo di un 4 cilindri in linea che promette essere davvero rabbioso quando lo si vuole spingere, ma molto docile se si vuole andare a passeggio. Telaio a doppia trave in alluminio, forcelle completamente regolabili a steli rovesciati da 41 mm, mono regolabile a gas da questo pomonello, molto comodo per quando si viaggia in due. C'è tutta l'elettronica che serve, controllo di trazione e ABS che tra l'altro regolano l'intervento in base all'angolo di piega e anche il quick shift. Due belle gomme sportive, queste Bridgestone, 120 sull'anteriore, 190 gommone sul posteriore. 135 mm l'altezza della sella da terra, io che sono alto 1,80 tocco tranquillamente con i piedi. Serbatoio da 19 litri e un peso che in ordine di marcia raggiunge i 235 kg. Negli spostamenti da fermo si sentono, in movimento assolutamente no. Oltre a sport e anche tour, e a testimonianza ci sono gli attacchi per le borse da 57 litri. Il display TFT a colori non è grandissimo, ma comunque è sufficiente per dare le informazioni che servono anche in movimento. Parlavamo prima di elettronica, ci sono 4 riding mode, lo sport, road, rain e il rider, che è sostanzialmente un riding mode personalizzabile. Si può ovviamente entrare all'interno del menu per poter personalizzare anche la grafica del display. All'interno delle informazioni che vengono date ci sono ovviamente le solite, e in più questa qui sopra che ti determina l'angolo di piega massima raggiunta oppure in tempo reale quello che stai facendo durante la guida. Ovviamente tramite Bluetooth è possibile collegarlo al telefono tramite la sua applicazione. Il cupolino è regolabile su 4 posizioni e lo si può fare soltanto da fermo, perché con una mano lo si alza, lo si abbassa, e con l'altro bisogna premere un pulsante qui sotto. Lo vedremo tra pochissimo on board, ma i semimanubri rialzati danno un'impostazione che non carica troppo sui polsi. E allora, prima di partire, prova sound. E come sempre non ci resta che provarla. Cominciamo subito con raccontarvi l'impostazione in sella, mentre ci scaldiamo un po'. Si sta molto comodi, la sella è ben imbottita, i semimanubri rendono i polsi leggermente più carichi rispetto ad altre sport tourer, ma questo perché già denota l'anima più sportiva di questa Ninja, ma la triangolazione braccia, busto e gambe dà comunque un'impostazione molto comoda. Il cupolino nella posizione più alta ripara bene il busto. Per concludere la parte legata al comfort di marcia, direi che il display si legge molto chiaramente, non è grandissimo ma le informazioni sono tutte molto chiare. Gli specchietti danno un'ottima visibilità posteriore, non vibrano ma forse sono un po' sporgenti, e nelle manovre con le auto in coda hai sempre un po' paura di toccare. Insomma, se si passeggia come in questo tratto, la moto è davvero semplice, molto versatile. Nella modalità road si sente già la coppia del motore, la fluidità di questo 4 cilindri che ti permette davvero di guidarla in ogni condizione, ma adesso proviamo a guidarla in maniera più cattiva impostando la modalità sport. Fatto. No, nell'erogazione e l'accelerazione non c'è tantissima differenza rispetto alla road, ma la sensazione è che il motore salga di giri un po' più velocemente e il 4 cilindri comincia ad urlare. Le sospensioni assorbono bene l'asperità dell'asfalto, che non è propriamente liscio,
Le forcelle infatti hanno un assetto abbastanza morbido, questo permette, agevola tantissimo il comfort, ma non compromette anche la guida sportiva, perché ci vanno veramente delle staccate al limite per sentire le forcelle troppo morbide. Così anche il mono, leggermente più rigido, ma comunque regolato in maniera da non far patire alla schiena. Tutto ovviamente può essere gestito e regolabile, soprattutto se si viaggia in coppia. I freni davvero fanno un ottimo lavoro, in staccata molto modulabili, bastano due dita per fermarsi senza particolari problemi. Il quick shift è preciso, ma tende alle basse velocità e in scalata a impuntarsi e essere più duro. Quindi ottimo nel salire di marcia, un po' meno nello scendere. La moto nelle impostazioni delle curve è veramente micidiale. Scende in piega in un lampo. Le gomme fanno un ottimo lavoro, hanno un ottimo grip. La temperatura adesso non è caldissima, sono 14 gradi, siamo quasi a 2000 metri. Ma hai una sensazione in piega d'appoggio notevole. La guida del 4 cilindri ovviamente è diversa rispetto a un cilindrico, ma la coppia di questo motore dà grandi soddisfazioni. Una moto con la quale si può passeggiare, ma se si vuole fare un tratto un po' più allegro ci si leva davvero tante soddisfazioni. Il peso lo si sente forse solo nelle manovre da fermo, perché il movimento anche nel misto stretto, questa moto ha un'agilità incredibile. Sui tratti autostradali un po' di aria arriva sul casco, ma potrebbe fare diversamente su una moto così. Da notare anche che sopra i 110 si avverte qualche vibrazione di troppo. Sì, lo ammetto, faccio parte di quella categoria di motociclisti che ha sempre concepito la moto turistica e sportiva come crossover. Devo dire che questa Ninja mi ha fatto ricredere in parte, perché la soddisfazione di guidare laddove si può in maniera più sportiva con una moto che contemporaneamente ti permette di far turismo è impagabile. Una guida sì sportiva, ma se vuoi passeggiare ti permette di farlo in totale relax. Un po' merito di questo motore, un po' delle impostazioni di guida che non mi ha faticato per nulla anche nei trasferimenti. Chi ci segue già lo sa, e a proposito, chi non è ancora iscritto al nostro canale, fatelo e accendete la campanellina per essere aggiornati tutte le volte che noi pubblichiamo un nuovo test. Dicevo che chi ci segue già lo sa, perché noi raccontiamo le moto esprimendo il nostro pensiero liberamente, e in questo senso diciamo anche quello che ci è piaciuto di meno su questa moto. Le due cose che mi hanno convinto molto meno sono innanzitutto il quick shift, che è molto preciso sui giri alti su una guida allegra, assolutamente molto meno andando piano, quindi a giri bassi e in scalata. E poi un secondo aspetto, specchietti che danno un'ottima visibilità ma che sporgono un po' troppo, e quando sono passato in mezzo alle auto in coda ho sempre avuto timore di toccare qualcuno. Questa è una moto che si fa guidare davvero bene, un motore fantastico, una coppia davvero goduriosa, ed è una moto che ti permette di andare allegro, cattivo, ma anche tranquillamente senza particolari problemi. Quindi anche chi non ha tantissima esperienza non avrà difficoltà a gestire questi 142 cavalli. Insomma, una moto equilibrata, senza fronzoli, non ha un keyless, non ha chissà quali diavoleria elettronica, ma ha tutto quello che serve per divertirsi. 15.290 euro la versione base, ci sono anche due versioni, la Tourer arrivi a 16.000, me lo sono scritto, 6.90, e la Performance che è 16.890 con qualche accessorio più sportivo. I colori sono due, il classico verde-nero Kawasaki oppure il rosso-nero. Un grazie enorme a Enrico e ai nostri amici di MotoStyle, un grazissimo ai nostri compagni di viaggio di Kaberg e di Beric. Da Sestriere e da questa bellissima giornata che sembra, ahimè, volgere a peggio, è tutto. Ci vediamo al prossimo test. Ciao ciao!